Buongiorno a Inizia tutti. pure. Sì. Benvenuto a chi si sta collegando pian piano. E noi siamo qui e siamo pronti a cominciare questo incontro. E chiedo gentilmente se potete attivare anche il video, così abbiamo proprio l'impressione davvero di essere tutti insieme. Chi non l'ha attivato, se non avete difficoltà, potete attivare anche il video. Questi sono proprio incontri che l'associazione fa con i pazienti, quindi non è qualcosa di distaccato, ma vogliamo proprio come essere tutti nella stessa stanza. Questo incontro fa parte di una serie di incontri che l'associazione sta organizzando su temi che hanno interesse per i pazienti e per i familiari. Quindi grazie a tutti quelli che si stanno collegando. Grazie anche se siete iscritti all'associazione, perché anche questo è importante. E nell'incontro di oggi in particolare parleremo dello scompenso cardiaco insieme al professor D'Antonio e alla cardiologa, dottoressa Anna Patrizia Iesi. Allora, intanto per prima cosa vi dico di. Che poi dopo ci sarà uno spazio per le domande da parte vostra e vi diremo come fare queste domande o tramite la chat oppure attivando l'audio oppure alzando la mano nella cosa che trovate delle reazioni. E per prima cosa ora io vorrei iniziare presentandovi appunto il presidente dell'associazione, il professor D'Antonio, che ci introduce un po' al tema di questo incontro. Benvenuti a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate la voce, ma sono raffreddato, ma tampone negativo, quindi anche a distanza non c'è niente da temere, perché Albino Sini aveva messo in dubbio che potessi infettare pure via telematica. Allora, beh, benvenuti a tutti. Questo è uno dei nostri incontri, ce ne saranno altri, sui temi che più sono di attualità, di importanza per la nostra, per la nostra associazione, per la nostra patologia. La BPCO, quindi questa cronica così misterioso, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, una patologia che interessa i polmoni con una malattia cronica, è una malattia che interessa milioni di persone. Si pensa che in Italia ci siano dai 3 ai 6 milioni di persone affette da questa patologia. È una malattia a fumo correlata, è una malattia quindi che riguarda soprattutto una fascia di età che è intorno ai 70 anni, 60 anni, così, che sono appunto generalmente i risultati di problematiche che sono state portate avanti nel tempo. Ecco perché è importante intercettare quanto prima i pazienti, fare una diagnosi precoce. Non ci siamo battuti, ci stiamo battendo per far sì che si faccia rapidamente una spirometria, che è l'unico mezzo, il mezzo più importante per intercettare questi pazienti, anche se ultimamente questo aspetto è stato un po' preso in maniera, secondo noi, sbagliata. Cioè, nel senso, noi ci troviamo di fronte a molti malati che non possono avere accesso alla gratuità dei farmaci, in quanto non rispondono a certi requisiti spirometrici che vengono richiesti dall'AIFA. Ora su questo noi ci stiamo battendo, perché appunto c'è tutta una fase di grigia in cui praticamente il paziente ha dei sintomi, ha delle manifestazioni, ma che poi non vengono evidenziate immediatamente dall'esame spirografico. Quindi, pur mantenendo l'importanza e pur battendoci per far sì che la spirometria venga sempre più effettuata. E tra l'altro, tra parentesi, faccio presente che noi abbiamo fatto ultimamente un video che potete trovare su YouTube con la nostra amica, la moglie del dottor Albino Sini, l'attrice Pierpaola Bucchi, che appunto ha fatto questo programma in maniera c'è sempre vicina con le sue performance interpretative, e che noi l'abbiamo definita la voce dell'associazione, per cui abbiamo fatto questo video per invogliare tutti a fare questo esame spirometrico. Quindi, ritornando al problema odierno, noi abbiamo una fascia di popolazione di una certa età e che quindi spesso
non ha solo una patologia respiratoria, sono pazienti che hanno anche altre compromissioni, e la compromissione cardiovascolare è quella che è la più importante, anche perché il fumo ha un effetto negativo anche sul sistema circolatorio. Noi ricordiamo che il polmone è un organo d'assunzione, per cui il fumo di sigaretta fa male direttamente all'albero bronchiale, alla struttura polmonare, ma poi viene assorbito, viene messo in circolo e va a dare dei danni importanti al sistema circolatorio. Noi sappiamo che c'è una grossa correlazione tra fumo e malattie cardiovascolari, poi come ci dirà l'esperta, la cardiologa, appunto. Quindi sono strettamente collegate queste patologie. E quindi anche il tipo di atteggiamento terapeutico deve tener conto di questa associazione. Ci sono dei farmaci che possono dare dei benefici a livello respiratorio, ma dei fastidi a livello cardiocircolatorio, e viceversa, dei farmaci che danno dei notevoli vantaggi a livello cardiocircolatorio, ma che potrebbero determinare delle alterazioni alla funzionalità respiratoria. C'è stato in passato una forte diatriba tra pneumologi e cardiologi su alcuni farmaci. Ricordo, per chi ha un minimo di familiarità con i nomi di farmaci, beta bloccanti. I beta bloccanti sono farmaci fondamentali nella terapia della patologia cardiovascolare, e però danno dei problemi a livello respiratorio. Voi considerate che i nostri farmaci broncodilatatori sono dei beta 2 stimolanti. Quindi adesso si è arrivato a un compromesso, nel senso che nessuno di noi più contesta l'uso di questi farmaci, ma cerchiamo un po' di equilibrare questa terapia in modo da avere dei vantaggi per tutte e due le problematiche che vengono via via a presentarsi. Quindi, fatto spero breve, questa breve introduzione, io darei senz'altro la parola alla dottoressa, in modo che ci introduca su questo argomento specifico, che è quello appunto della patologia cardiovascolare. Grazie. Buongiorno, Buongiorno. io sono un cardiologo, lavoravo al San Filippo Neri, insomma, e sono qua soprattutto per rispondere alle domande che tutti voi mi vorrete fare. Praticamente il cuore è coinvolto in prima persona, ma nei pazienti con BPCO, insomma, con malattie cardiopolmonari, insomma, per cui lo scompenso è una incapacità di espellere il sangue. Questo è lo scompenso sistolico. Lo scompenso diastolico è un'incapacità di riempire il ventricolo sinistro. Ovviamente le cause sono molto spesso le stesse, sono i fattori di rischio. I fattori di rischio che possono essere, che sono come avete detto, insomma, il fumo, l'obesità, la sedentarietà, l'ipercolesterolemia, il diabete, la sindrome metabolica e tutto praticamente la incapacità all'esercizio fisico, insomma, e allora è su questo che noi dobbiamo battere, perché praticamente abbiamo delle risposte che non solo prendano il cuore, ma prendono tutti gli organi correlati a questo cuore, insomma, per cui prima di tutto l'ossigenazione e il polmone. Per cui qua sto per rispondere alle vostre domande. Pronto? Grazie, dottoressa. Diciamo che, Grazie. ecco, ha toccato un argomento che noi cercavamo l'assoluta importanza di un minimo di attività fisica. Noi questo l'abbiamo sempre sostenuto con i nostri pazienti: un minimo di attività fisica e terapia. Perché
Ma attività fisica basta passeggiare, basta fare delle passeggiate di 20 minuti al giorno in modo da poter favorire la circolazione, favorire il movimento del diaframma e quindi favorire la risalita delle secrezioni. Questo la raccomandiamo sempre. Quindi Non questo. solo, ma anche vasodilatare a valle, per Perfetto, cui perfetto. praticamente fa molto meno fatica il cuore, Certo. no? Se uno vasodilata a valle, per cui è importantissima una piccola attività fisica, insomma, Ci mi aiuta anche diceva a la non vedi. prendere peso. Altra cosa importante, non prendere peso. L'obesità è un'altra problematica che peggiora la condizione sia del malato respiratorio che del malato cardiaco. Altra cosa importante è una corretta idratazione. Per noi è fondamentale una corretta idratazione perché consente alle secrezioni di essere fluidificate in maniera naturale. Quindi tutto l'insieme delle cose, un movimento, una fluidificazione per via naturale, quindi con un apporto idrico che deve essere almeno di 1,5 litri d'acqua al giorno, e quindi questo favorisce la risalita delle secrezioni e favorisce appunto la deterzione a livello bronchiale. Ricordo sempre che il ristagno delle secrezioni a livello bronchiale è una possibilità, è una facilità ai germi di colonizzare a livello bronchiale e quindi di dare delle infezioni croniche. Quindi altra cosa estremamente importante. Noi malati respiratori cronici, noi abbiamo purtroppo la necessità di trattarli continuamente, soprattutto durante la stagione invernale. Noi abbiamo dalle 6 alle 9 riacutizzazioni nel periodo invernale. Quindi pensate un po' che tipo di impegno con terapie antibiotiche, con potenziamento di tutte le terapie che si hanno in questi soggetti. Quindi dobbiamo assolutamente fare un'opera di prevenzione in questa maniera. E poi Sì. l'esercizio fisico è determinante anche negli altri fattori di rischio, per cui praticamente nell'ipertensione è fondamentale perché determina una vasodilatazione a valle, nel diabete perché praticamente se noi facciamo esercizio fisico riusciamo a controllare il diabete, insomma, in maniera egregia, nella depressione, nell'ansia. Per cui una piccola attività fisica è fondamentale per i pazienti, non solo per i pazienti con BPCO, ma per i pazienti con scompenso. E molto sono praticamente legati purtroppo la BPCO e lo scompenso. Dottoressa, faccio io una prima domanda. Come pneumologi, spesso ci siamo trovati, devo dire negli ultimi tempi questo è scomparso, un po' in discussione sull'uso dei beta bloccanti. Ci può dire qualcosa appunto col fatto che sono farmaci che possono dare dei fenomeni di broncocostrizione? Sì, però io credo che siete tornati tutti indietro. Sì, So. no, Perché, ci siamo tutti pentiti, ci siamo tutti pentiti. i beta bloccanti sono farmaci importantissimi per noi e soprattutto sono, diciamo, un cuscinetto fra il cuore e lo stress anche, insomma, per cui riducono la frequenza, riducono. Prima effettivamente, adesso esistono i beta bloccanti molto cardioselettivi Selettivi, selettivi. e per cui agiscono soprattutto. Prima agivano molto anche a livello dei broncocostrizioni, insomma. Adesso il beta bloccante è un cardine anche nella terapia vostra, insomma. Non è vero, insomma, Sicuramente, vero? io devo dire che l'unica cosa in cui i beta bloccanti continuano a dare dei grossi problemi, io non so se lei ha esperienza, ma io ho delle esperienze dirette abbastanza drammatiche quasi, è l'uso di beta bloccanti nel glaucoma. Cioè sembra assurdo, ma una goccia di collirio di glaucoma determina, ma de io ho avuto dei pazienti che hanno avuto delle crisi di tosse fino a delle vere e proprie svenimenti proprio, perché appunto sembra assurdo, ma l'occhio è un organo di assunzione incredibile. Basta una goccia di collirio con beta bloccanti per determinare dei grossi problemi a livello respiratorio. È Mentre vero. ormai a livello cardiaco, ormai siamo arrivati a una tolleranza assoluta, insomma. Anche prima si pensava che
Qua abbiamo la psicologa, insomma, Buongiorno a tutti. prima si pensava che determinassero depressione i beta bloccanti, per cui erano dei farmaci anche odiati dalla gente, invece adesso si è visto che determinano assolutamente, non hanno nessuna controindicazione per le depressioni e che anzi determinano una facilità all'esercizio fisico, diminuendo la frequenza, diminuendo le aritmie che sono veramente terribili, soprattutto nella BPCO, perché una delle conseguenze per noi cardiologi sono le aritmie secondarie che si verificano nella BPCO, che sono in genere sopraventricolari, la fibrillazione atriale, le strasistoli, e in questo il beta bloccante è un soprattutto questi cardioselettivi agiscono determinando delle magnifiche modifiche e praticamente ci aiutano moltissimo. Senta, approfitto un attimo della psicologa, se permette. Volevo chiedere, nel caso appunto di questi pazienti che spesso sono fortemente, vedono fortemente compromesso il loro stile di vita, la loro abitudine, quindi c'è sempre una grossa componente di depressione in questi pazienti. E come voi agite farmacologicamente, considerando che tutti i farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso centrale determinano una certa deprimono i centri del respiro, quindi sono un po' controindicati in certa misura per quanto riguarda questi malati respiratori. Ecco, ci può dare un po' un'indicazione? Ma noi in realtà appunto l'uso dei farmaci è appunto a sostegno in un periodo, diciamo, di crisi, no? In periodo acuto. Poi piano piano è importante appunto cercare di in qualche maniera di appunto piano piano di fare uno scalaggio dei farmaci per poter poi attraverso altre terapie, per esempio mi viene in mente ovviamente la psicoterapia, ma per esempio anche la mindfulness, per esempio. La terapia attraverso appunto anche la respirazione, attraverso l'uso della respirazione in maniera adeguata, aiuta tantissimo nel lavorare sulla depressione, sull'ansia, su attacchi di panico. La respirazione è veramente un punto centrale, secondo me, da cui appunto uno può partire anche. Guardi, noi abbiamo, forse non lo sa, ma noi abbiamo nella professoressa Rossi una valida collaboratrice con l'associazione, perché lei è da tempo che sta facendo dei corsi di mindfulness e quindi sono in rete e con un buon successo. E tra l'altro tra un po' ci sarà anche la possibilità di una collaborazione con un maestro di yoga un amico che ci ha messo a disposizione la sua competenza, per cui uscirà un articolo e poi cerchiamo di fare anche in questo caso dei corsi in rete per cercare promuovere questi tipi di attività che sono assolutamente da preferire a tutti gli altri, perché appunto non c'è. Assolutamente, assolutamente sono importantissime. Molte volte si sottovalutano appunto questi tipi di terapie che in qualche maniera richiedono un'attivazione proprio del paziente. E invece è fondamentale, se uno vuole fare un cambiamento, il paziente deve proprio deve attivare un cambiamento nel suo stile di vita e la respirazione è proprio un punto centrale veramente da cui partire. La mindfulness, la pratica della mindfulness ha in qualche maniera si è potuto verificare dei risultati incredibili da tutto il mondo, diciamo. Hanno creato appunto dei protocolli che hanno creato grandissimi risultati a livello di ansia e depressione, ma di cambiamento di stile di vita e anche, penso, nella respirazione, ecco, sia fondamentale. Sì, non soltanto vorrei Ecco, aggiungere professoressa, proprio. intervenga, Sì. intervenga. No, va bene, vi ringrazio di averla ricordata perché è dal 2015 che noi facciamo i corsi di mindfulness con l'associazione, con questo protocollo MBSR Breath adattato alle difficoltà respiratorie.
Un altro anche fattore molto importante è quello di incentivare la capacità di self-management della malattia, cioè di prendersi cura in prima persona, in modo attivo, consapevole della propria patologia e di far ricorso alle risorse che magari non sappiamo di avere. E, ultimamente abbiamo visto che questo può essere anche di supporto pure nella intenzione di smettere di fumare, e abbiamo qui anche la dottoressa Principe che offre il percorso della cessazione del fumo. E vorrei adesso, diciamo, ricordare a tutti quanti che c'è la possibilità di porre domande. Vedo già due persone, Albino Sini e Anna Maria Tammone, che si sono prenotate alzando la mano, e potete farlo andando su Reazioni, oppure potete porre le vostre domande semplicemente scrivendole in chat, o anche, se volete, scrivete il vostro nome in chat, così vi diamo la parola. E vorrei dare la parola al dottor Sini con la sua domanda o intervento. È un bellissimo, mi sentite? Sì. Allora, il mio voleva essere, non voglio portare via tempo, anche perché purtroppo tra un po' me ne devo andare. E volevo soltanto ringraziare ovviamente la professoressa Iesi e la dottoressa Fiume che oggi ci aiutano e sono presenti in questo nostro nuovo incontro. E volevo soltanto sottolineare una cosa che come è successo per esempio nel caso tra me e il nostro presidente Salvatore D'Antonio, da una collaborazione è nata una bella amicizia. Voglio dire che con la dottoressa Iesi, purtroppo anagraficamente siamo abbastanza vicini, purtroppo per lei, ma da anni, non c'è mai, da anni fa, quando forse si parlava ancora di incomprensione a volte tra varie specialità mediche, è nata sempre una splendida collaborazione, mirando sempre al bene del paziente di quanto lavoravamo insieme al San Filippo Neri. E da lì è nata una, credo per entrambi, splendida amicizia che si manifesta anche oggi con la sua presenza, la presenza della dottoressa Fiume. Quello che volevo sottolineare è che la professoressa Iesi non soltanto è un cardiologo, ma era la responsabile della riabilitazione cardiologica del San Filippo Neri. E quindi è impegnata oltretutto in un'associazione simile alla nostra, nel senso veramente senza scopo di lucro, ma soltanto a scopo di aiuto per i pazienti, la CardioSalus, con la quale in passato, quando ero ancora meno anziano, ho avuto occasione anche di collaborare molto volentieri, proprio per la vicinanza che esiste tra i due organi. Scusate questa espressione molto brutta, cuore e polmone, e tutte le malattie correlate. Ricordando sempre, questa è la stessa comune ispirazione che abbiamo con tutti i colleghi con i quali ci confrontiamo in occasione di questi incontri, ricordando sempre che l'uomo è una macchina molto complessa, ma i vari organi, i vari apparati, le varie funzioni collaborano una con l'altra alla migliore riuscita, cioè allo stato di salute del paziente. Quindi non possiamo pensare mai, faccio l'esempio più banale, qui concludo ringraziando di nuovo la professoressa Iesi e la dottoressa Fiume, e ricordando sempre che non ci può essere un organo che funziona bene se tutti gli altri funzionano male o viceversa. Non possiamo curare solo il cuore e dimenticare che è in collegamento con il polmone, in collegamento con la respirazione, perché anche il cervello ne soffrono tutti gli organi, ne soffre pure la pelle. Quindi il nostro atteggiamento deve essere sempre quello, un atteggiamento di tenere presente tutto quanto, diciamo, tutta quanta la complessità dell'organo, dell'uomo, o della donna ovviamente, ma appunto del corpo umano. E grazie di nuovo e scusate questo piccolo intervento, ma mi sembrava indispensabile anche per riconoscere quelle che sono le attività anche degli altri, che sono molto simili e meritorie come quella che noi stiamo svolgendo da anni. Grazie di nuovo. Grazie, questo invece è assolutamente Grazie a te. un ottimo arricchimento, queste cose che ci ha detto il dottor Sini.
E io vorrei anche ricordare a tutti che questi incontri noi li registriamo e sono in diretta su YouTube, ma sono anche registrati, quindi poi si possono trovare la pagina di YouTube dell'associazione. E vi ricordo, rispetto a quello che si diceva del movimento, eccetera, che abbiamo un incontro passato proprio sulla riabilitazione respiratoria, sul tipo di ginnastica, eccetera, che possiamo fare. Vorrei dare la parola ad Anna Maria Tammone, che vedo che ha alzato la mano. Grazie, Anna Maria. Buongiorno. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno, sono Anna Maria Tammone, vi ringrazio di farmi partecipare a questo incontro e volevo chiedere, io sono malata di BPCO, però di grado lievo, e da poco ho scoperto che ho una stenosi coronaria e forse non sono sicura di una lieve insufficienza cardiaca. Ho difficoltà, cioè ho problemi di obesità, non ho il diabete e ho avuto la pressione alta. Da quando ho avuto la pressione alta e sono stata da cardiologo, mi è stato dato il Tetralic, insomma la compressa per abbassare la pressione, per controllare la pressione. E da quel momento, tutti i giorni, soprattutto al mattino, ho una tosse che mi prende dalla gola. E in più sono in attesa di farmi mettere lo stent perché ho una stenosi coronaria. Sono in attesa di questo evento. Vi ringrazio, chiedo scusa di questo intervento, che non so se è adeguata all'argomento del giorno. E vorrei sapere, la tosse è come mai? Io attività fisica l'ho fatta, faccio acqua gym, però in questo momento mi sono fermata perché ho un grosso dolore al petto dopo che ho mangiato, cioè dopo i pasti, ecco. Quindi volevo sapere qualcosa in merito, se è possibile. Vi ringrazio. Allora, signora, mi prendo io la parola per dirle, uno, la tosse verosimilmente è dovuta agli ACE inibitori. Non sento, non sento. Non. Professoressa Iesi ha un problema con l'audio, non la sentiamo. Pronto. Io non Sì, adesso sento, sì, dottoressa, dovrebbe adesso sì. ripetere l'intervento perché non abbiamo sentito. Ah, adesso mi Grazie. sentite? Adesso mi Sì, sentite? adesso Sì, sì. sì, sì. Purtroppo qua abbiamo delle difficoltà terribili, insomma, perché sto col telefonino e non riesco a capire. Comunque, l'ACE inibitore, lei probabilmente sta facendo una terapia con ACE inibitore. L'ACE inibitore può dare tosse, per cui deve dirigersi al suo medico curante e pregarlo di cambiare questo ACE inibitore che gli dà tosse, per cui riacutizza ancora di più un disturbo di insufficienza respiratoria, per un altro farmaco. Ci sono tanti farmaci per la pressione. Non so come misura lei, la sua pressione. La pressione va misurata una volta prima di pranzo, una volta, dopo un giorno, 2 giorni prima di cena, un'altra volta dopo 2 giorni prima di colazione, perché lei potrebbe avere una pressione normale prima di colazione e la sera avere una pressione molto alta, per cui questo va assolutamente corretto. Per cui deve seguirla lei, la sua pressione, deve avere un apparecchio della pressione a casa e se questo ACE inibitore gli dà questi attacchi di tosse, deve parlare col suo medico che sicuramente la sostituirà con un altro farmaco idoneo. Poi che altra domanda mi aveva fatto? Scusi. Io devo fare Lo stent. Lei da come
racconta, c'ha un'angina da sforzo. Sì. E gli hanno trovato, non so qual è la coronaria che gli hanno trovato, adesso probabilmente metterà uno stent per allargare quella coronaria, perché evidentemente c'ha una stenosi della coronaria, e quando lei aumenta lo sforzo viene a mancare l'ossigeno e lei c'ha questa angina. Oggigiorno è facile modificare, praticamente mettendo uno stent allargano questa coronaria e permettono che la quantità di ossigeno passi, e per cui lo risolverà prestissimo questo problema. Comunque tutto questo lei deve assolutamente vedere per quale ragione ha avuto, diciamo, per cui deve modificare i fattori di rischio modificabili. Il fattore genetico è un fattore immodificabile. Non so se suo papà, sua mamma, i suoi parenti hanno avuto cardiopatia ischemica, ma se gli altri fattori sono modificabili, per cui l'attività fisica, come dicevamo, la pressione che va controllata da ognuno e, come gli ho detto, in vari momenti della giornata, prima di colazione o prima di pranzo o prima di cena, è verificata e curata. Ovviamente la cura della pressione è diversa d'estate ed inverno, perché d'estate la pressione si abbassa, mentre in inverno sale, per cui va anche adattata la cura della pressione alla stagione, non solo alla stagione, ma anche all'obesità. Per esempio, se uno ingrassa aumenta la pressione, se uno ingrassa aumenta l'eventuale diabete, per cui sono tutte cose che questi sono i fattori di rischio modificabili che dobbiamo sempre tenere presenti. Purtroppo su quello genetico ancora non possiamo fare niente. Non so se sono stata chiara, ma mi faccia delle altre domande. No, no, la ringrazio, è stata molto chiara. Io ho l'apparecchio della pressione e misuro la pressione secondo quello che lei ha detto. Ho capito bene, ora chiamerò il medico e il cardiologo e chiederò di farmi cambiare la compressa. La ringrazio infinitamente, è stata molto chiara. Assolutamente, qualunque altra domanda me la faccia e me la fate tranquillamente. Va bene, no, basta così, grazie dottoressa. Niente. Grazie dottoressa, benissimo. Adesso io vorrei dare la parola a Nicola, che si è prenotato. Grazie. Nicola non lo vedo. Mi sentite? Ecco, adesso lo sento, adesso lo vedo. Allora, volevo dire alla professoressa che spesso ho sentito parlare di compenso cardiaco e BPCO come due malattie parenti, cugine. Allora, prima di tutto, mi piacerebbe sapere se è nato prima l'uovo o la gallina. E poi capire un po' i meccanismi di interazione tra le due malattie, come si possono influenzare, peggiorare sicuramente, migliorare no. L'una con l'altra. Grazie. Allora, lo scompenso cardiaco sistolico è dovuto a un'incapacità del miocardio, del muscolo cardiaco, di pompare quantità sufficienti di ossigeno anche nei vari organi. La BPCO già ci porta praticamente una diminuzione di questo ossigeno e anche una diminuzione del riempimento cardiaco. Non so se mi segue, per cui sono assolutamente legate, perché la incapacità di prendere ossigeno determina una diminuzione della quantità di ossigeno nelle coronarie e pertanto una diminuzione della capacità di pompare del ventricolo sinistro. Questo peggiora ulteriormente l'ossigenazione in tutti gli organi a valle e
e praticamente la quantità di ossigeno che viene e determina una congestione a livello polmonare per incapacità del ventricolo sinistro a espellere la quantità di sangue necessaria. Non so se sono stata chiara. È chiaro. Grazie. Però purtroppo sono molto correlate. Grazie. Per carità. Altre domande? Grazie molte, dottoressa. Allora vorrei rivolgerle una domanda che ci è stata fatta in chat. Allora, quali sono le spie per un paziente BPCO? Qual è la spia che il cuore comincia ad avere problemi? Quando è che ci dobbiamo insospettire? Ci sono dei controlli specifici di routine che lei consiglia di fare? Oppure qual è il momento in cui mi deve venire il dubbio che anche il cuore cominci ad avere problemi? Quando comincio, diciamo, ad avere affanno, quando sono sdraiata, quando comincio ad avere gonfiore alle gambe, quando comincio ad avere affanno, però questo già con la BPCO, per una salita un pochino di più del normale, quando ho bisogno di stare a letto con più cuscini. Noi, è una domanda che facciamo sempre: è cambiata la sua posizione a letto? Perché durante la notte c'è un riassorbimento degli edemi, per cui arriva più sangue al cuore e il paziente non riesce a stare sdraiato e ha bisogno di sedersi sul letto. Tutto questo ci deve far pensare che oltre alla BPCO c'è anche un problema di interazione con il ventricolo sinistro. Per cui dobbiamo immediatamente andare dal medico, fargli presente questi fatti ed eventualmente non solo fare un elettrocardiogramma, ma già la parte clinica è fondamentale, perché se io parlo con un paziente e il paziente mi dice: guardi, io da qualche notte non riesco a dormire bene, ho bisogno di sedermi sul letto, ho bisogno di aprire le finestre, già devo praticamente pensare che qua c'è un problema cardiaco. In più comincia a vedere un pochino di fovea alle gambe, va a dire fovea vuol dire che toccando le gambe rimane un avvallamento, è aumentato l'affanno. Soprattutto, dico, la notte devo pensare che devo approfondire il lato cardiaco, che può essere dovuto a mille cose: può essere dovuto alla pressione, può essere dovuto a una cardiopatia ischemica, come diceva la signora, può essere dovuto a delle valvulopatie. Allora, a questo punto, oltre alla parte clinica, dovrò approfondire con un ecocardiogramma, per esempio, che ci dice com'è la frazione di iniezione, come si contrae questo ventricolo, se si contrae in maniera totale poco o se si contrae una parete più delle altre. Insomma, va approfondita la parte cardiologica. La ringrazio. La clinica prima di tutto, va a dire parlarne col medico immediatamente e poi va approfondita certamente perlomeno con un ecocardiogramma, perlomeno. Quindi, grazie, perché questo penso che sia molto utile anche a chi magari poi vedrà il video su YouTube. Il professor D'Antonio ha alzato la mano, gli vorrei dare la parola. A questo proposito, che è estremamente importante quello che ha detto la professoressa, la cattiva abitudine di alzare le gambe
di fare questo discorso, di far sgonfiare, tra virgolette, le gambe alzando gli arti inferiori, che è una metodica sbagliata. Praticamente si vanifica quello che l'organismo fa. L'organismo in un momento di insufficienza cardiocircolatoria tende a confinare quella quota di sangue che non riesce a far circolare, a pompare, lontano dal polmone e dal cuore, sulle gambe, ai piedi, mentre alzando le gambe c'è l'illusione di risolvere il problema. In realtà si vanifica quello che l'organismo fa e si sovraccarica la circolazione. Quindi spesso, purtroppo, io ho visto pazienti che avevano addirittura messo dei rialzi ai piedi del letto per avere questi vantaggi, che è una cosa sbagliatissima. Il malato respiratorio, cardiorespiratorio grave, dorme seduto in poltrona perché è una situazione che avvantaggia la situazione. Quindi assolutamente non rialzare le gambe, il liquido non va spostato, va fatto uscire fuori, perché non dobbiamo spostarlo dai piedi fino a riportarlo verso il cuore e i polmoni, determinando un danno. Quindi assolutamente questo è da censurare come comportamento. Certamente, perché purtroppo l'insufficienza venosa determina delle gambe, allora sì, uno deve rialzare le gambe, ma nel paziente cardiopatico, nel paziente con BPCO, è molto probabile che sia dovuto a un'incapacità del cuore di espellere il sangue, per cui non dobbiamo sovraccaricare ulteriormente il cuore, insomma, dobbiamo, anzi, per quello noi gli diamo i diuretici, per quello praticamente cerco di restringere la quantità di liquidi, perché proprio per evitare un sovraccarico improvviso in un cuore insufficiente. Pronto? Grazie molto, dottoressa. Ora vorrei dare la parola a Rosa Stella Principe, che vuole fare una domanda. Lei è la dottoressa che offre per l'associazione il percorso per la cessazione del fumo. Rosa Stella, puoi intervenire. Ah, che bello. Salve, buongiorno. Buongiorno, che piacere. Purtroppo... Altrettanto, dottoressa. È una lotta infinita, ma io non so, insomma, veramente la gente non ha capito quanto male può fare la sigaretta e quanto male questa è terribile, però è molto difficile, purtroppo, insomma, spero che lei abbia dei meravigliosi risultati, insomma, dico, per me è una qualunque ragione è importantissima, qualunque cosa per togliere sto maledetto vizio che è veramente deleterio, non solo per voi per la BPCO, ma per noi cardiologi. Scusi, ma è uno sfogo questo, insomma. Grazie, dottoressa. So che sicuramente rappresenta uno sfogo di tantissimi colleghi. Io intanto ringrazio l'associazione per avermi dato questa opportunità di mettere, diciamo, a frutto quella che è stata, insomma, la mia esperienza nel San Camillo per tanti anni di un ambulatorio per la cessazione dal fumo. E che adesso praticamente stiamo un po' trasferendo anche come esperienza anche nell'associazione pazienti BPCO, perché effettivamente molte persone non possono recarsi al centro antifumo, perché effettivamente abbiamo visto che da casa è possibile realizzare un intervento. Diciamo, io volevo fare una domanda, ma concludo brevemente su quelli che sono i nostri interventi. Sono degli interventi settimanali che facciamo con i pazienti che vogliono provare a smettere di fumare, cioè sia una terapia comportamentale che farmacologica. Ci sono dei farmaci oggi che, se usati bene, danno veramente nausea a fumarci sopra e diciamo sono un aiuto importante. Sono un incontro a settimana per 2 mesi, quindi sono 8 incontri per arrivare alla cessazione del fumo, e poi una volta al mese
per un anno dalla data di cessazione per evitare le ricadute. E devo dire che fino adesso stiamo raggiungendo una buona percentuale, diciamo che fino adesso almeno il 40%, attualmente anche il 50%, però ancora non è passato un anno, ha sospeso di fumare dei pazienti che hanno iniziato. Allora io volevo invece ringraziare la dottoressa per questa sua disponibilità e porle, diciamo, due problemi che abbiamo un po' tutti quanti come medici. Una è perché i pazienti molto spesso si adeguano alla loro terapia farmacologica, cardiologica e respiratoria, perché effettivamente a volte i farmaci, se non poi anche i diabetici, eccetera, sono veramente tanti. E quindi, ecco, io vorrei spendere, diciamo, due parole, chiedere alla dottoressa quanto è importante invece parlare con i pazienti e fargli capire quali sono e che quanto sono importanti anche a volte tutti i farmaci che devono prendere e come li devono prendere. Questo è spesso un'autoriduzione che comunque i pazienti si fanno a un certo punto, soprattutto a danno anche dei farmaci respiratori. E poi quali sono i consigli che la dottoressa può dare, appunto, un po' i sintomi li ha già detti, ma i consigli che un paziente pneumologico dovrebbe ogni anno, diciamo, fare anche dei controlli cardiologici con i primi sintomi che già ha accennato lei. Ma quali sono i controlli cardiologici oltre il normale elettrocardiogramma che forse i pazienti dovrebbero, diciamo, conoscere, chiedere nel momento in cui hanno dei sintomi? Ecco, quali sono quei controlli in più che possono prevenire poi eventi acuti anche cardiaci? E questo è, diciamo, quello che volevo praticamente chiedere alla dottoressa Iesi. Vorrei poi chiedere alla psicologa, visto che abbiamo l'opportunità di avere... No, purtroppo, siccome abbiamo... io non credo che ci sia, comunque, adesso eventualmente, perché è andata in là, insomma. Perché vabbè, allora mi lascio, mi basta questo. Comunque, se, però mi dica quello che dovrebbe chiederle, che eventualmente la faccio perché ha detto che cercava un computer più grande, perché stiamo col mio telefonino, perché abbiamo avuto dei problemi di collegamento, insomma. Proporrei allora, dottoressa Iesi, che lei intanto risponda alla domanda. Sì, allora. Poi dopo, quando riviene la psicologa, ridò di nuovo la parola a Rosa Stella Principi. Benissimo, grazie. Allora, per quanto riguarda me, io direi che l'aderenza è importantissima. E spesso effettivamente i pazienti, senza capire assolutamente niente, però secondo me anche per colpa nostra, perché il medico deve trovare un alleato in questo paziente. Non si trova l'alleato fra medico e paziente, il paziente piglia, guarda qualunque cosa e piglia, si toglie il farmaco e è una cosa terribile, un diavolo, per cui lo diminuisco e buonanotte. E pronto? Oddio, pronto? Sì, la sentiamo, dottoressa. Va bene. Scusi, perché qua io non vedevo più niente. Ignorantemente, praticamente, invece bisogna fare un'alleanza fra medico e paziente, che poi il paziente, secondo me, deve imparare a gestire la sua terapia, è sicuro. Vale a dire, il paziente deve imparare a misurare la frequenza, a misurare la pressione, a misurare il peso, perché è importantissimo il peso, perché il peso ci denota anche uno scompenso iniziale, perché quando noi aumentiamo di peso di 2-3 kg senza una ragione, bisogna immediatamente pensare che forse è il cuore che non ce la fa e che trattiene tutti i liquidi. Per cui dico, l'aderenza
con il paziente, del medico e alla terapia è fondamentale e soprattutto va capita molto bene ogni terapia. Poi mi aveva chiesto, allora, per quanto riguarda l'aderenza, gli ho detto, per quanto riguarda, mi aveva fatto un'altra domanda. Sì, volevo sapere quali controlli oltre l'elettrocardiogramma allora, prima di tutto, sempre questa alleanza è importantissima perché la storia clinica ci dice moltissimo, insomma. Per cui ho detto l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma, poi vedere se c'ha aritmie, perché è molto facile un paziente con BPCO che ha un iniziale scompenso, che ci siano delle aritmie ed eventualmente si associa l'Holter e poi eventualmente una risonanza, sempre di più, diciamo. Però bisogna, per me la parte più importante è sempre la storia clinica, l'alleanza con questo medico. Per cui perdere un pochino di tempo con il medico e il medico orienterà il paziente. Insomma, adesso purtroppo l'ho scompensato, è un paziente serio, è un paziente che fa tanti farmaci, ed è un paziente che è difficile da gestire, per cui spesso non ha pazienza il paziente, ma non ha pazienza purtroppo il medico anche, insomma. Per cui controlli sì, ecocardiogramma sicuramente, il medico sicuramente, poi bisogna seguire anche tutti gli esami ematochimici, perché il sodio, il potassio, gli elettroliti, tutti gli elettroliti, la creatinina, vedere quanto influenzano praticamente gli altri organi e poi assolutamente insistere per l'attività fisica. Poi possiamo poi proseguire con altri, diciamo lo step successivo. Professoressa Iesi, un momento che è andato via l'audio. Provi. Adesso anche il video. Provi. Ecco, adesso. La sentiamo, prego. Va bene adesso? Va bene? Sì, adesso sì. Sì, professoressa, va bene. Che inconveniente questo, mi dispiace, insomma. No, vabbè. Non si preoccupi, va benissimo. Allora, non so dove siete arrivati, insomma, dico... Abbiamo sentito fino a quando appunto diceva che ci sono anche questi esami ematochimici importanti da fare. Fondamentali, insomma, per cui va gestito il tutto, insomma, e l'esercizio fisico è importantissimo per lo scompensato, insomma. Poi dopo ci sono lo step successivo, che allora sì, l'attacco coronarica, vedere la causa di questo scompenso, però questo è uno step successivo. Grazie molte, questo è veramente utilissimo. E si è prenotata un'altra persona, Anna Alsiati, per fare una domanda. Ti invito a fare la domanda, Anna, se potessi attivare il video ti ringrazierei. Ok. Ecco, benissimo. Salve. E niente, sono arrivata tardi perché non riuscivo a capire se... facevo parte di questa... Comunque, io da sempre soffro di BPCO con bronchiectasie, eccetera. Ho capacità respiratorie molto basse e gli ultimi mesi sto sempre male, in questo senso. Ho avuto anche fibrillazioni atriali, pochi casi, ma le ho avute, e sono in cura con le Liquis. Il problema è questo, che io negli ultimi 6 mesi ho sempre come un tremore interno al cuore, come se avessi la fibrillazione in atto. Nella realtà io ho gli esami di pressione alta che ho sempre sofferto e di battiti cardiaci di cui sono sempre elevati, normali rispetto a quello che io mi sento. Questa sensazione di stanchezza
cioè faccio fatica a respirare e anche a camminare. Volevo capire, io sono in cura, premetto, da Villa Marelli, che credo che sia fra il top a Milano, però io questa cosa qua non si riesce, cioè non riesco a farla capire, infatti adesso dovrò ritornare a breve, ma questa sensazione di come sto male non si riesce a far capire. Cosa potrebbe essere? Perché è successo, diciamo, negli ultimi 5-6 mesi in particolare. Io faccio fatica a parlare, io faccio fatica a uscire perché faccio fatica a camminare. Ho finito, se c'è una spiegazione. No, lei però ha detto, mi ha detto delle cose un po' diverse, va a dire, allora spieghiamo prima di tutto che purtroppo la BPCO molto spesso si unisce poi a delle aritmie che sono molto invalidanti per il cuore, e per cui lei ha avuto una fibrillazione atriale. Una fibrillazione atriale è una malattia nella quale il cuore, invece che andare a 4 cilindri, va a 3 cilindri perché la contrazione atriale non è valida, per cui praticamente fibrilla, ma non è una contrazione valida. Vuol dire, la contrazione del cuore si avvale di 3, diciamo, 3 parti dovute al ventricolo e una dovuta all'atrio. Quella atriale non è più valida, per cui il paziente si sente affannato, si sente astenico, va a dire molto molto debole, perché va a 3 cilindri invece che a 4. L'altro problema della fibrillazione atriale è che, non contraendo questo atrio, semplicemente fascicolando, si possono depositare dei trombi nelle pareti e quando si contrae può embolizzare. Ecco perché gli hanno dato l'Eliquis. L'Eliquis è un anticoagulante per evitare che, qualora il ritmo ripristinasse, lei avesse il problema di embolizzare. Per cui lei sta facendo una prevenzione dell'embolizzazione, ma probabilmente ha ancora dei fenomeni di fibrillazione e lei si sente che va a 3 cilindri invece che a 4. Non so se mi spiego. Sì, no, ho capito. Ma allora c'è una soluzione o rimango così? No, c'è una soluzione. Ci sono dei farmaci antiaritmici, il cardiologo glielo risolve questo problema, insomma, dico, perché se lei va a 3 cilindri invece, ho fatto tutto, l'attacco polmonare, l'attacco al cuore, cioè è tutto, sembra, cioè contenuto, però io sto sempre peggio. E questo è il problema. Adesso le faccio un esempio. Io sono stata 20 giorni fa, ci devo ritornare fra 10 giorni, mi hanno dato una terapia di clenile F broncovalese, polmonatoria, per dilatare i polmoni, perché mi hanno trovato molto male. Il problema è che io adesso, quando faccio questi aerosol, mi sento bene, nel senso sento che sono dilatata, però è come se avessi come se nella bottiglia ci fosse l'aria, ma non passasse ci fosse un tappo, cioè io sento che dentro sono dilatata, ma non riesco a respirare perché è come se l'aria non filtrasse dentro i polmoni. Ecco, questa è una sensazione che ho di questi giorni. Per cui ma penso che anche un pochino stressata, insomma, dico, per cui sta in ansia. Ci convivo perché sono nata così. Sì, sì. Allora lei si muove un po'? Ho sentito, ha ragione, quello poco. Questo è importantissimo, importantissimo, perché se lei non si muove è sempre peggio la situazione, capito? Lei si deve piano piano, vale a dire giorno dopo giorno, aumentare l'attività, ma molto lentamente, ha capito? Per cui un giorno fare, non so, mezzo isolato, il giorno dopo un pochino di più, il giorno, ha capito? Molto lentamente. E questo è un po' di pigrizia, ha ragione. E questo l'aiuterà moltissimo, perché praticamente gli
determina una vasodilatazione a valle, per cui il cuore fa meno fatica e l'atrio che sta sopra il ventricolo, se lei le resistenze periferiche diminuiscono, l'atrio si contrae meglio, ha capito? Per cui c'ha meno aritmie. Ok. Per cui provi, insomma, ha capito? Provi. E poi comunque ci richiami assolutamente, se ha bisogno ci richiami, insomma, vediamo di... Chi la segue, signora? C'è un centro? Sì, il centro di Viale Fulvio Testi a Milano. Uh-huh. È quello che mi trovo meglio, insomma, ormai ci vado da più di 20 anni, anzi 30. E ho visto che girando, perché entri lì al mattino e ti fanno tutto. Il problema è che però non ho risolto, ecco, io peggioro no. E basta. Ma no, deve risolvere, signora. Cominci piano piano a fare dei movimenti. Non c'è fisioterapia, non c'è nessuno che... No, qualche volta faccio la ginnastica respiratoria perché l'avevo imparata anni fa. E perché non la fai? Quella è un'altra cosa. Io intanto la faccio, ecco, esatto. E cominci a se riesce a uscire un pochino, insomma, capito? A fare piccoli passi, ma sempre un pochino di più. Vedrà che l'aiuterà molto, insomma. Okay. Vedrà. La ringrazio. Anche perché l'atrio, ha capito, l'atrio, molto spesso, quando io faccio l'ecocardiogramma, la gente dice... io gli dico, signora, lei non ha camminato questo mese. E questi dicono, ma come diavolo fa? Perché l'atrio immediatamente ne risente, per cui si dilata, per cui dilatandosi aumentano le aritmie, ha capito? Per cui se lei invece lo ricomincia a diminuire, vedrà che si sentirà meglio. Okay. Proviamo. La ringrazio. Niente. Salve. Grazie davvero, professoressa, per questi messaggi molto importanti di speranza e anche di far vedere alle persone quanto possiamo veramente fare anche noi stessi, no? Questo è qualcosa che incontriamo anche noi con i corsi di mindfulness, cioè farsi proprio parte attiva della propria salute, del proprio benessere. Assolutamente. Assolutamente. Ecco, riguardo a questo, volevo darle un po' un'osservazione che ci è arrivata in chat, cioè certe volte, no, è necessario, per esempio per il paziente BPCO, non so, fare il drenaggio posturale, quindi anche la tosse può essere un amico, no, perché ci aiuta ad espettorare. Nello stesso modo anche la fatica può essere un amico, perché quando facciamo un po' di riabilitazione, camminiamo, un po' di fatica la facciamo, no? Però alcune persone poi ci riportano che diciamo si spaventano, perché quando tossiscono o quando camminano o quando fanno un po' di riabilitazione il cuore accelera tanto, no? E, come riconoscere quando questa è una cosa fisiologica e quando invece è il sintomo magari di dover fare un controllo in più, di accorgersi? Perché poi quello che succede spesso è che uno si spaventa e allora evita di fare queste cose, un po' come la persona che ci ha parlato adesso. Che consigli ci può dare? Purtroppo effettivamente la tosse, molto spesso dicono, ma il cuore comincia a battere forte, ma il cuore, se c'è poco ossigeno, cerca di compensare. Come? Aumentando la tachicardia, praticamente, perché se irrora poco, mandiamo poco ossigeno alla periferia, è ovvio che il cuore cosa deve fare? Aumentare il suo lavoro, soprattutto se è un cuore insufficiente, per cui è una reazione normale per ossigenare di più la periferia. Adesso bisogna vedere se questo tachicardia è solo tachicardia o se sono delle aritmie, per cui dico... E questo è importantissimo, perché le aritmie, purtroppo, come la signora che era precedente, la fibrillazione atriale possono determinare poi un'insufficienza, perché non viene contratto quell'atrio. Per cui
tutto questo va verificato, ogni paziente si deve studiare, ma soprattutto ci deve essere per questo una interrelazione assoluta con un medico curante, ma assolutamente, perché sennò tutti questi sintomi possono rimanere, per esempio questo di creare la tosse è anche importante anche per noi dal punto di vista cardiologico, però è ovvio che è un come se uno facesse uno sforzo, per cui è ovvio che il cuore, se è soprattutto un cuore insufficiente, ne viene a risentire e si tachicardizza. Per cui, per questo dico, bisogna farlo gradualmente, senza esagerare, ma piano piano abituare a queste forme, insomma, ed avere un contatto stretto con il medico curante, secondo me. Purtroppo ancora non ci siamo, insomma, perché i medici curanti sono ancora degli scribani, insomma, e sono pochi quelli che hanno un diretto contatto, ma anche dovuto alla colpa dei pazienti che non li coinvolgono, insomma. Secondo me il paziente con BPCO o il paziente con scompenso deve avere un continuo rapporto col medico ed eventualmente col cardiologo. Bene, dottoressa, non so se ci sono altre domande, se non c'è, non vedo altre domande prenotate, se non ci sono altre domande, nessuno si vuol segnalare, io chiederei alla professoressa Iesi e al professor D'Antonio di concludere con un loro breve intervento. Grazie molte, dottoressa. No, grazie a voi, grazie a voi. Sì, io comincio un attimo per dare poi la parola alla professoressa. La ringrazio, ha dato un taglio molto colloquiale, non è stata una lezione frontale, ma ha lasciato spazio a tutti quanti quelli che erano i dubbi. Ce ne saranno ancora molti altri, magari li porteremo avanti in un prossimo incontro, quando magari funziona meglio il computer, collega, quindi che ci saranno meno problemi. D'accordo, comunque grazie, questo tipo di comorbidità è la comorbidità più importante che esiste nel nostro ambito, anche perché il fattore di rischio generalmente è lo stesso, il fumo, come abbiamo detto, sono pazienti fumatori che hanno problemi sia dal punto di vista del respiratori che dal punto di vista cardiocircolatorio. La ringrazio, dottoressa, le lascio un pensiero finale. Grazie di nuovo, arrivederci a tutti. Grazie a lei, grazie a voi, mi ha fatto molto piacere, sono a vostra disposizione quando volete per qualunque domanda. I fattori di rischio è vero, per voi il fumo e per noi è catastrofico, però la sedentarietà altrettanto, o no, forse non tanto, ma insomma, o l'obesità altrettanto, o l'ipertensione, o il colesterolo, o il diabete. Il diabete è un'altra bruttissima malattia, perché soprattutto non ci permette di avere sensibilità, per cui mentre il paziente con angina si ferma, il paziente col diabete che ha delle alterazioni della sensibilità praticamente non si ferma. Per cui, se quando volete ne parliamo in maniera più dettagliata, insomma, mi ha fatto piacere, sono a vostra disposizione sempre. Arrivederci. Grazie veramente a tutti per aver partecipato, in primis alla professoressa Iesi e al professor D'Antonio. Seguiteci ancora, perché faremo altri incontri su altri temi che vi possono interessare. Molte grazie di aver mediato così bene. Grazie a lei. Arrivederci.